맞아. Autorità, illustri ospiti, un caloroso benvenuto a tutti da parte della Marina Militare, che oggi ricorda la più brillante e audace azione navale della Prima Guerra Mondiale, nota come l'impresa di Premuda. La solennità dell'odierna cerimonia è testimoniata dalla presenza del Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, che consegnerà le onorificenze alla bandiera di guerra del Comando Subacquei Incursori, al Centro Ospedaliero Militare di Taranto e al personale che si è particolarmente distinto durante l'espletamento del proprio servizio. A seguire sarà poi consegnata la bandiera di combattimento a nave Vulcano. È inoltre ospite della giornata della Marina il signor Gustavo Bellazzini, ultimo superstite della corazzata Roma. Da passeggiata a Morin di La Spezia, benvenuti alla giornata della Marina 2023. Con me il sottotenente di vascello Maria Rosaria Lumiero. Oggi condurranno il capitano di vascello Manuel Moreno Minuto, nonché comandante della flottiglia sommergibili. Buongiorno comandante. Buongiorno Maria Rosaria. E il tenente di vascello Andrea Doneda. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata in cui festeggiamo la Marina e che è anche l'occasione per ricordare quanto l'Italia debba al mare e quindi alla Marina il proprio ruolo internazionale, il suo sviluppo economico e il benessere di tutti i cittadini. Perfetto, la giornata della Marina, nella giornata della Marina noi celebriamo un'importantissima ed eroica impresa, l'impresa di Premuda, e quest'anno vogliamo raccontarvela attraverso delle immagini, vogliamo raccontarvela e riviverla attraverso delle immagini che guarderemo con voi. Sono le 3:15 del mattino del 10 giugno 1918, quando il capitano di corvetta Luigi Rizzo avvista, leggermente a poppa via del traverso e sulla dritta, una grande nuvola di fumo. Rizzo è al comando di una sezione di motoscafi siluranti composta dai MAS 15 e 21 e sta rientrando ad Ancona dopo una delle innumerevoli missioni di ricognizione e di dragaggio delle mine nemiche. Ma quella nuvola di fumo sta per cambiare tutto, anche le sorti della guerra dell'Italia sul mare contro l'Austria-Ungheria. Siamo nei pressi della piccola isola di Premuda, sulla costa dalmata, e sulle prime il comandante Rizzo pensa che quel fumo sia prodotto da unità leggere nemiche, a caccia proprio delle siluranti italiane. Sono momenti che richiedono decisioni rapide e prese con la massima lucidità. Si sfrutterà il buio per avvicinarsi, a bassa velocità, per ridurre il rumore ed evitare la spuma bianca a prora che renderebbe i due MAS facilmente individuabili sul nero del mare. Il comandante Rizzo ha deciso di dirigere verso il nemico per coglierlo di sorpresa e aprirsi un varco per rientrare alla base. Ma quel fumo che hanno avvistato è ben altro. Avvicinandosi al nemico, gli italiani vedono due grandi navi da battaglia, due corazzate, scortate da una decina di cacciatorpediniere. È il grosso della flotta austriaca. Oggi sappiamo che stavano dirigendo a sud per compiere una pericolosa incursione contro lo sbarramento antisommergibili organizzato dagli alleati nel canale d'Otranto per precludere l'accesso dell'Adriatico ai sommergibili tedeschi. La sproporzione delle forze in campo è enorme, ma le siluranti del comandante Rizzo attaccano. Il MAS 15 riesce a infiltrarsi tra le navi di scorta, lanciando due siluri che colpiscono la nave da battaglia Santo Stefano. L'altra corazzata, attaccata dal MAS 21, si salva solo a causa del malfunzionamento delle testate esplosive dei siluri. Mentre la nave nemica affonda,
le due piccole unità italiane sfuggono all'inseguimento da parte delle unità avversarie e riescono a raggiungere incolumi la base di Ancona. Alzano un'enorme bandiera tricolore, simbolo convenuto di battaglia vittoriosa. Il capitano di corvetta Luigi Rizzo, il guardiamarina Giuseppe Aonzo, il capo timoniere Armando Gori e i loro equipaggi sono accolti come eroi. Comandante Minuto, abbiamo appena citato tre nomi, tre eroi, un'azione specifica, ma qual è stato il senso e il significato di questa azione nell'ambito della guerra dell'Italia sul mare? Andrea, al di là del significato tattico militare in quel momento, quindi anche dell'eroismo e del coraggio di quegli uomini, in realtà l'azione di Bermuda dimostra come le forze navali in campo abbiano la capacità di influenzare qualsiasi tipo di conflitto. Bisogna immaginare che dopo l'azione di Bermuda la flotta austro-ungarica di fatto rimarrà chiusa in porto e successivamente non ci sarà più possibilità da parte degli austro-ungarici di poter intervenire in Adriatico, dall'esterno dell'Adriatico, quindi dal Mediterraneo, quindi bloccando di fatto il principale teatro di guerra. Quindi questo ci insegna e ci ricorda come le forze navali siano in grado davvero di avere una grande influenza sugli eventi a terra. Bermuda e la successiva vittoria di Vittorio Veneto ne sono la dimostrazione. Perché siamo abituati a pensare alla Prima Guerra Mondiale soprattutto come una guerra di trincea, pensiamo alla fanteria, a quello che è successo sui campi di battaglia terrestri, ma in realtà gran parte degli avvenimenti che hanno promosso gli esiti vittoriosi sono avvenuti sul mare. Esattamente, è proprio questa immagine di conflitto esclusivamente terrestre che forse va superata, ma va compresa la Prima Guerra Mondiale in tutti i suoi aspetti marittimi che sono peculiari e che poi hanno fatto scuola negli anni successivi. Ecco, vediamo che è cominciata la rassegna navale. In questo momento stanno defilando alcuni mezzi anfibi della Brigata Marina San Marco. Sì, Andrea, noi attendiamo l'arrivo del ministro sul luogo della cerimonia, ma nel frattempo possiamo vedere attraverso le immagini qui proiettate sullo schermo che abbiamo davanti a noi che è appena iniziata la rassegna navale con il ministro a bordo di una pilotina Yankee 412. E passerà in rassegna le unità navali presenti in rada, esattamente per la precisione la portaerea Garibaldi, nave di supporto logistico Vulcano, nave scuola Amerigo Vespucci, la fregata Alpino, la fregata Antonio Marceglia, il pattugliatore polivalente Taon di Revel, il sommergibile Chiré, nave Italia, il cacciamine Chioggia e nave tedeschi. E a questo punto con voi, se siete d'accordo, intanto che il ministro termina la rassegna e arriva sul luogo della cerimonia e poi ecco, assisteremo insieme alle immagini, le commenteremo in diretta, commenterei con voi appunto un po' di notizie su queste unità navali, quindi cosa rappresentano e che importanza hanno, Andrea. E forse potremmo cominciare con il farci presentare una delle protagoniste di questa giornata, che è la nave di supporto logistico Vulcano. Abbiamo raccolto poco fa una presentazione di questa nave da parte del comandante della nave stessa. E infatti vogliamo ascoltare con voi una intervista appunto del comandante di nave Vulcano, a cui oggi sarà consegnata la bandiera di combattimento, un evento importantissimo per un'unità navale, e la commenteremo dopo le immagini in diretta con il comandante Minuto. Intanto vediamo immagini Siamo dello con il schieramento capitano di vascello che si Alberto sta Maria preparando. Mancini, comandante di nave Vulcano. Comandante, che tipo di peculiarità ha questa unità navale che la rendono così poliedrica nell'espletamento delle sue funzioni? Sì, nave Vulcano, o meglio detta Logistics Support Ship Vulcano, è un'unità appunto di supporto logistico che oltre alle capacità classiche delle altre unità rifornitrici della Marina Militare, quindi con la capacità di poter fornire combustibili, materiali e vettovagliamento alle unità per sostentarne la presenza in mare, ha anche una capacità di una officina polifunzionale per la ricostruzione di parti o pezzi meccanici, oltre a una capacità ospedaliera di bordo definita NATO Roll 2,
che ne caratterizza proprio l'uso duale. Abbiamo 24 posti letto nel complessivo, di cui 8 in terapia intensiva, una capacità di autoproduzione di ossigeno e quindi che la rendono un mezzo e un'unità assolutamente flessibile nell'utilizzo sia per gli impieghi della Marina che in ambito di supporto anche alle operazioni di disaster relief. Grazie comandante. E la prosperità sono indissolubilmente legati al mare. Dicevamo che oggi a Nave Vulcano sarà consegnata la bandiera di combattimento. Torneremo più avanti durante la nostra diretta per raccontarvi con qualche dettaglio in più che cosa significa la consegna della bandiera di combattimento. Però intanto, comandante Minuto, vediamo che il ministro, accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino, passa in rassegna le unità navali. Dunque, comandante, da quale unità vogliamo iniziare per poter raccontare un po' di che cosa sono e che importanza rivestono per la Marina Militare? Quella che abbiamo appena visto nelle immagini è la fregata antisommergibile Alpino. Qual è il ruolo di un'unità di questo tipo, comandante Minuto? Le unità di questo tipo sono unità importantissime, sono unità di squadra indispensabili nell'attuale teatro operativo. Una fregata come l'Alpino ci consente alla Marina Militare di poter controllare in maniera precisa il teatro del Mediterraneo, ma anche oltre. Ricordiamo che in questo momento abbiamo una fregata del tutto simile all'Alpino che si trova negli Stati Uniti. Ha una capacità di difesa antiaerea e ha una capacità di difesa anche nella parte subacquea. Ricordiamo che la Marina da circa un anno ha integrato l'operazione Mediterraneo Sicuro con l'operazione Fondali Sicuri, con la quale l'intendimento è quello di proteggere le infrastrutture critiche subacquee, e questo avviene attraverso un lavoro di squadra condotto dai più mezzi della Marina, tra cui le fregate della classe Alpino. Ecco, è importante sottolineare il fatto che il mare non è solo la sua superficie, perché siamo abituati a pensare alla navigazione, ma a pensarla solo in superficie. In realtà sul fondo del mare passano quelli che potremmo definire il sistema circolatorio, il sistema nervoso della nostra società, perché sui fondali marini passano le condotte che ci portano l'energia, il gas, il petrolio, e passano soprattutto i cavi su cui viaggia la quasi totalità delle nostre comunicazioni digitali, che fanno funzionare praticamente tutti i servizi, dai nostri telefonini ai servizi bancari a quant'altro. E queste infrastrutture, come anche i recenti fatti, per esempio l'incidente occorso al gasdotto Nord Stream nel settembre dell'anno scorso, ci dimostrano quanto queste infrastrutture critiche siano fragili e necessitino di essere costantemente monitorate e protette. La Marina come svolge questo ruolo? La Marina svolge questo ruolo in maniera integrata. Sott'acqua si può operare con diversi strumenti. Il più strumento principale sono i sommergibili della Marina. Abbiamo qui in radar il sommergibile Shire, ma in realtà bisogna pensare che ogni componente, ogni attore presente in Marina contribuisce al controllo della dimensione subacquea. I palombari con le loro specificità, i sommergibili abbiamo già citati, la parte aerea, la parte navale. È un lavoro integrato dove bisogna mettere a sistema tutte le capacità, tutte le esperienze, anche per esempio dal punto di vista idrografico, perché per controllare la dimensione subacquea bisogna avere anche una capacità idrografica, quindi una capacità di conoscenza. E intanto vediamo inquadrato proprio, chiedo scusa comandante se la interrompo, vediamo inquadrato proprio il sommergibile Shire in radar qui a La Spezia. Sì, lo Shire è uno dei gioielli della Marina Militare, è un sommergibile di nuova generazione a propulsione IP indipendente dall'aria, che rappresenta non plus ultra in questo momento delle tecnologie per propulsione navale. Lo Shire porta con sé anche un nome glorioso, lo Shire, il regio sommergibile Shire, che durante la Seconda Guerra Mondiale operò con i mezzi speciali, è stato proprio il primo sottomarino, il primo sommergibile, all'epoca erano sommergibili, al mondo a operare con mezzi speciali. E il regio sommergibile Shire, al regio sommergibile Shire è stata intitolata anche una medaglia d'oro al valore militare, un caso quasi unico all'interno del panorama militare italiano. Un sommergibile è di fatto
un'astronave che viaggia sott'acqua, è forse il mezzo tecnologicamente più evoluto che l'uomo è stato in grado di mettere a punto, perché mentre un'astronave che viaggia nello spazio diciamo, ha da risolvere tanti problemi tecnologici, sono gli stessi di un sottomarino che però si trova a far fronte anche a dei problemi supplementari come possono essere la enorme pressione dell'acqua e l'impossibilità di trasmettere onde radio sotto la superficie del mare. Assolutamente sì, basti pensare che un sottomarino opera in un fluido, l'acqua, dove è assente l'ossigeno, e lo stesso avviene per le astronavi. Quindi i problemi tecnologici, procedurali che risolviamo a bordo dei sottomarini sono di fatto quelli che si trovano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Bisogna pensare che la Marina, proprio per questa comunanza, per questa visione comune, in realtà collabora con l'Agenzia Spaziale Italiana e proprio per dei progetti di ricerca in questo settore. Quindi il paragone tra spazio e abissi è più che pertinente. E devo essere sincero, un'esperienza a bordo di un sottomarino è quanto di più simile forse a quello che si possa ritrovare nello spazio, anche in termini di convivenza tra esseri umani per lunghissimi periodi. In spazi super ristretti. Vi interrompo giusto per commentare insieme anche alle persone che ci stanno seguendo da casa l'ingresso sul luogo della cerimonia del medagliere della Marina Militare e dell'abaro del nastro azzurro, accompagnati dall'abaro del nastro verde. Seguiranno poi anche il gonfalone della provincia della Spezia e della regione Liguria, ma questo lo vedremo poi insieme, quindi perdonatemi se ogni tanto vi interrompo in attesa poi dell'arrivo del ministro della difesa Guido Crosetto, che vediamo continua la sua rassegna navale. Comandante, ha citato prima la ricerca. Una cosa che mi sembra importante sottolineare è che lo spazio subacqueo è paradossalmente molto meno conosciuto ed esplorato dello spazio esterno. C'è ancora tanto da scoprire, è uno scrigno di biodiversità, è uno scrigno di risorse potenziali, e la Marina contribuisce per esempio anche con la componente idrografica, con le navi idrografiche che mappano i fondali, con la componente di dragaggio, i cacciamine, che con i loro mezzi filoguidati e autonomi pure contribuiscono all'esplorazione e al monitoraggio dei fondali, a conoscere meglio questo spazio, a permettere all'Italia di sfruttarne tutte le potenzialità. Esattamente, spesso si ha un'idea magari un po' superficiale della Marina Militare come un'organizzazione diciamo che abbia soltanto compiti militari. In realtà i compiti della Marina sono molto più complessi, variegati e investono diversi aspetti della società civile. Quello della ricerca è uno dei settori dove la Marina Militare punta di più per sia ragioni storiche, ma anche per ragioni molto legate all'attualità. Basti pensare che la Marina Militare collabora per esempio con ISPRA per il monitoraggio del rumore ambientale nelle diverse aree del Mediterraneo, che è uno dei parametri che poi servono a impostare delle strategie di tutela della biodiversità. Sono lavori che ci permettono di acquisire sempre maggiore confidenza col nostro ambiente naturale, che è il mare. Il mare inteso giustamente non soltanto come la superficie, quella bellissima tavola blu che magari riusciamo a vedere in estate, ma come un volume. Esatto, come volume. Il mare va visto tutto, dalla superficie fino al fondale. È tutto un insieme che va visto nella sua complessità ed unicità. Intanto la pilotina Yankee 412 si sta avvicinando alla banchina, Maria Rosaria. Sì, continua la rassegna navale, volge quasi al termine, anticipiamo che in prossimità appunto della fine di questa rassegna assisteremo al lancio e all'ammaraggio di 4 paracadutisti del raggruppamento subacqueo incursori della Marina, proprio in prossimità del punto di approdo del ministro della difesa. E parliamo di pochissimi minuti, è uno dei tanti momenti emozionanti di questa cerimonia. Ecco, a breve vediamo ora l'ingresso della bandiera di guerra
della Marina Militare, delle forze navali, seguita dalle bandiere di guerra e dalle altre bandiere di guerra e dagli stendardi. Ecco, vediamo queste immagini insieme. Dalla bandiera di guerra delle forze aeree, dalla bandiera di guerra del comando sommergibili, fa ingresso sul luogo della cerimonia. Schieramento attenti! Reparto d'onore attenti! Presentat! Onori alle bandiere di guerra! Reparto d'onore, schieramento, riposo! Reparto d'onore, riposo! Il ministro della difesa a breve riceverà gli onori da una formazione di 4 incursori paracadutisti del raggruppamento subacquei e incursori della Marina. Ecco, abbiamo appena ascoltato insieme l'inno nazionale. Il presidente e il ministro della difesa, chiedo scusa, è quasi alla fine della rassegna navale. Attendiamo insieme questo momento e stiamo vedendo insieme. Ecco, ascoltiamo appunto la spiegazione del lancio dell'ammaraggio. In occasione di questa importante ricorrenza per la Marina Militare, verrà eseguito per voi un aviolancio dimostrativo con la tecnica della caduta libera, conosciuta anche come lancio ad apertura comandata, poiché dopo l'uscita dal velivolo è il paracadutista stesso che, raggiunta la quota prevista, circa 1200 metri, aziona il comando per l'apertura del paracadute. In questo momento gli operatori a bordo di un elicottero EH-101 del primo gruppo elicotteri di Malistaeli Luni stanno finalizzando gli ultimi controlli prima del lancio, e l'aeromobile, raggiunta la quota di lancio, sta dirigendo verso il punto pianificato, ossia sulla nostra verticale. Il lancio verrà effettuato da 4 operatori che dopo l'uscita in rapida successione si uniranno in volo andando a formare la figura della stella. In questa parte di lancio gli operatori raggiungeranno una velocità di caduta di circa 200 km orari fino al raggiungimento della quota di apertura, alla quale romperanno la formazione e si separeranno gli uni dagli altri per poter aprire il paracadute in sicurezza. Il gruppo operativo incursori è il reparto di forze speciali della Marina, fondato nel 1952, trae le sue origini dagli eroi dei mezzi d'assalto della Regia Marina, distintisi durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, per il forzamento di porti e le sensazionali azioni di incursione ai danni delle forze navali avversarie. Fin dalle sue origini, il gruppo operativo incursori ha esteso le sue capacità di intervento oltre che all'ambiente marittimo subacqueo dei suoi precursori, anche a quello terrestre e aereo. Quest'ultimo in particolare consiste nella capacità degli incursori di marina di utilizzare il paracadute quale sistema di infiltrazione occulto o, come è successo nel recente passato,
per il rapido rischieramento di squadre di intervento a bordo di unità della Marina Militare presenti in area di operazione, a seguito di eventi di pirateria ai danni di mercantili italiani, oppure per la messa in sicurezza della nave e la liberazione degli ostaggi. Questa capacità di rischieramento include l'avvio lancio con il paracadute di battelloni d'assalto, tipo quello nero che vedete in mare davanti a voi, sempre pronti per essere proiettati da velivoli C-130J dell'Aeronautica per interventi sul territorio nazionale in concorso al Ministero dell'Interno o all'estero a grande distanza dalla madrepatria. Il reparto riveste un ruolo di assoluto rilievo nel panorama delle forze speciali a livello internazionale. Esso garantisce la condotta dell'intero spettro delle operazioni speciali e possiamo dirlo con un certo orgoglio, è leader per ciò che afferisce il dominio marittimo grazie a particolari condizioni che storicamente hanno portato la Marina Militare ad investire molto nel settore delle operazioni speciali. Bene, ora tornando al lancio, cui assisteremo a breve, l'aeromobile ha comunicato un primo lancio. I militari a bordo del velivolo sono il primo logotenente Francesco Faso, il primo logotenente Lorenzo Bretschneider, il logotenente Gianluca Raimondi, il logotenente Tommaso Donghia. I paracadute usati per questo avvio lancio sono specifici per l'atterraggio di precisione, hanno un profilo alare e quindi altamente direzionabili, sono caratterizzati da una superficie totale di quasi 300 piedi quadrati. Ecco, il personale ha abbandonato in questo momento il velivolo. Ecco la stella completata. Come già detto, il ratio di discesa si attesta a circa 200 km orari. Ecco, ora vedete la separazione dei paracadutisti che effettuano la cosiddetta bomba con questo bellissimo effetto tracciato nel cielo che rappresenta il tricolore. Vediamo ora le velature aperte ad una quota di circa 1000 metri. Seguiamo insieme l'avvicinamento del personale all'atterraggio. Il primo operatore è il logotenente incursore Raimondi e porta la bandiera italiana. Istruttore militare di paracadutismo con la tecnica della caduta libera, pilota tandem ed istruttore di volo al simulatore. Per lui 950 lanci all'attivo. In questa splendida cornice, vedendo volteggiare il tricolore alto nel cielo, vi invitiamo a volgere il pensiero a chi simbolicamente porta la bandiera nazionale ancora più in alto. Mi riferisco a tutto il personale della Marina Militare Italiana e delle Forze Armate impegnato nell'ambito di operazioni nazionali e multinazionali al servizio del Paese e lontani dai propri affetti. Il secondo paracadutista porta la bandiera del GOI, è il primo logotenente incursore Faso, 700 lanci all'attivo per lui. Il terzo operatore che si appresterà all'ammaraggio è il luogotenente incursore Donghia, porta con sé il jack della Marina Militare Italiana. Direttore di lancio con la tecnica della caduta libera, istruttore al simulatore di volo, per lui 700 lanci all'attivo. Il quarto è il primo logotenente incursore Bretschneider,
istruttore di paracadutismo con la tecnica della caduta libera, pilota tandem, istruttore al simulatore di volo, porta con sé le fumate tricolori. Anche per lui 950 lanci all'attivo. Gli operatori si stanno portando all'ammaraggio di precisione. Con l'ingresso in acqua dei nostri operatori termina questo lancio dimostrativo che spero vi abbia affascinato e fatto cogliere la passione che ognuno di questi militari pone nel suo lavoro, animati dal più alto senso del dovere e amor di patria. Bene. Grazie a tutti i gentili ospiti per la partecipazione. Da parte del gruppo operativo incursori di Consubin vi auguro buona festa della Marina. Viva la Marina Militare, viva l'Italia! Abbiamo assistito a questo momento particolarmente emozionante e di precisione. Nulla da aggiungere rispetto a tutto quello che abbiamo già sentito. Possiamo innanzitutto anticiparvi che la pilotina Yankee 412 è in prossimità della passeggiata Morin per lo sbarco del Ministro della Difesa. A quel punto avrà inizio la rassegna dello schieramento all'interno del quale si trova la banda della Marina Militare, compagnia d'onore, le bandiere di guerra, gli stendardi, una parte dell'equipaggio di nave Vulcano e una rappresentanza della Marina Militare. Vorrei ricordare con voi, quando parliamo di equipaggio, parliamo di un concetto molto importante per la Forza Armata, perché parliamo di gruppo, unione, di operatività, parliamo di un elemento imprescindibile ed insostituibile, soprattutto a bordo di una nave. Ecco, vediamo il ministro, come vi abbiamo anticipato, che sta per sbarcare, e da quel punto in poi entreremo nel vivo, nel cuore della cerimonia. Appena avrà inizio la rassegna dello schieramento, noi vi lasceremo alle parole della speaker, il capitano di corvetta Florinda Bruschi, e ci ritroveremo poi insieme per commentare un altro momento molto, molto toccante, molto importante, cioè la consegna a nave Vulcano della bandiera di combattimento. Vediamo, ecco, il ministro appunto sta facendo ingresso insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino. Il comandante dello schieramento è il capitano di vascello Ettore Ronco, che si sta preparando ad accogliere le autorità. Schieramento, attenti! Reparto d'onore, attenti! Presentat! Or... Onori al Ministro della Difesa!
bandiere di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali, del raggruppamento subacquei ed incursori, del primo reggimento San Marco, delle forze aeree, del comando sommergibili e degli stendardi navali, compagnia d'onore, banda musicale e rappresentanze pronte per la rassegna. Reparto d'onore, fian! Schieramento, riposo! Reparto d'onore, riposo! Si dà ora lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica. Schieramento, attenti! Reparto d'onore, attenti! La giornata della Marina Militare si svolge in un contesto internazionale che evidenzia ancor più il suo ruolo nella definizione della cornice di sicurezza della Repubblica e del libero sviluppo dei traffici commerciali. Aspetti come quelli delle politiche energetiche e degli approvvigionamenti alimentari che interpellano la dimensione marittima rivestano per la popolazione mondiale interesse sempre più essenziale e strategico. Tutto questo sollecita un paese come l'Italia, dalla naturale proiezione nel Mediterraneo, un sovrappiù di responsabilità e determinazione nella difesa delle regioni della pace e della cooperazione tra i popoli. La sicurezza della regione del Mediterraneo allargato è essenziale per il nostro paese, per i paesi che vi si affacciano e per l'intera area euroafricana. Alla Marina Militare, impegnata con abnegazione per la libertà e la sicurezza della navigazione delle coste nazionali, nell'osservanza dei trattati e del diritto internazionale, va l'apprezzamento della Repubblica. Gli scenari geostrategici sono in rapida trasformazione, in larga misura conseguenti all'ingiustificabile aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina,
palesando nuove tensioni e minacce. L'Italia, nel rispetto dei valori costituzionali, è chiamata a tutelare, accanto agli interessi nazionali, gli impegni liberamente assunti in sede internazionale, concorrendo al ripristino di un ordinamento pesantemente violato. Le nostre unità navali, i velivoli, i sommergibili, la brigata marina, i reparti speciali e le motovedette guidano e partecipano a numerose impegnative operazioni, spaziando dal Golfo di Guinea fino oltre il bacino somalo, garantendo altresì il controllo di aree di primario interesse energetico e la salvaguardia della vita umana in mare. Merita di essere ricordato il prezioso contributo delle capitanerie di porto, guardia costiera, costantemente impegnate in questa direzione. Agli ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile della Marina Militare in servizio e in congedo e alle loro famiglie giunga l'augurio più intenso in questo giorno di festa, mentre rendo omaggio alla bandiera della Forza Armata, testimone dei suoi valori. Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva la Repubblica. Sergio Mattarella. Schieramento, riposo! Reparto d'onore, riposo! Prende la parola il sindaco di La Spezia. Uomini e donne della Marina Militare, benvenuti a La Spezia. Porto il saluto alla nostra città, al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Enrico Credendino, alle autorità civili, militari, religiose presenti, a tutti voi che servite il Paese sui mari. La Spezia è una città marinara, il cui legame profondo con la storia della Marina Militare italiana è un qualcosa di indissolubile, sin dai tempi in cui questa città divenne sede dell'allora Regio Arsenale Militare, il primo del Regno d'Italia. È trascorso ben oltre un secolo da quei giorni, da quando le navi del nuovo Stato Unitario trovarono in questo golfo la propria casa. Eppure oggi, vedendo lo schieramento delle unità presenti questa mattina nelle nostre acque, sembra che il tempo si sia fermato. Oggi, come allora, la Marina Militare è parte integrante di questa comunità, sotto ogni punto di vista. In questi giorni, questo legame che si amplia al settore della difesa, lo abbiamo vissuto in modo ancora più completo, dall'evento Sea Future alle tante iniziative che si sono svolte e si svolgeranno in questa particolare occasione. La presenza della Marina Militare è stata ancora più incisiva di quanto non lo sia ogni giorno. Per gli spezzini, l'istituzione militare di riferimento è e deve rimanere la vostra Forza Armata. Abbiamo un importante passato, avremo un altrettanto importante futuro insieme. Siamo pronti a scriverlo, insieme, attraverso una sempre maggiore sinergia tra le amministrazioni, attraverso progetti e programmi comuni che garantiscono sviluppo e occupazione. Le parole del Ministro della Difesa e le sue rassicurazioni sul futuro dell'Arsenale, i programmi di implementazione della base navale, lo sviluppo del Polo Nazionale della Subacquea e tutte le altre attività che guardano al futuro della presenza militare nel nostro Golfo è necessario siano parte di un processo sinergico in cui ognuno traccia la propria parte della rotta. Un pensiero poi si rivolge ai tanti giovani che hanno scelto di vestire la vostra uniforme e tanti spezzini che hanno servito e servono il Paese sotto la vostra bandiera. Oggi le navi della nostra Marina garantiscono la sicurezza della navigazione in gran parte delle aree limitrofe al nostro continente, non solo all'interno del Mediterraneo. Il mare è e resta l'elemento principale della nostra civiltà. Le reti dei trasporti, telecomunicazioni, l'approvvigionamento energetico e buona parte della filiera alimentare si svolgono sopra e sotto i mari. Per questo occorre garantire uno sviluppo tecnologico sempre più evidente, ma nel contempo non perde gli elementi fondanti della tradizione marinaresca. La città della Spezia è proprio questo, esempio più chiaro di un connubio tra modernità e cultura marinara. Abbiamo deciso che la nostra economia, ovvero quella dell'industria della nautica, di cantieristica, dell'artigianato, di accoglienza, del turismo ed ancora di formazione professionale universitaria destinata alle nuove generazioni, sia un'economia legata al mare. In questi anni abbiamo investito risorse e programmazione per fare di questa città e di questo territorio la capitale della nautica del Mediterraneo, e questo avverrà anche in particolar modo nel legame con la Marina Militare. Settori ad alta specializzazione, uno su tutti quello della subacquea, vedono in questo connubio un potenziale unico che nessun altro al mondo può vantare a questi livelli.
Quando le navi col tricolore portano per il mondo l'impegno, l'esperienza, la realtà della nostra marina e della nostra cultura marinara, quasi sempre ciò ha delle radici spezzine. Marinai d'Italia, oggi è la vostra festa e la celebrate in quella che è la vostra casa. Viva la Spezia, viva la Marina Militare. Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Schieramento attenti! Reparto d'onore attenti! Saluto con deferenza le bandiere di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali, il raggruppamento subacqueo di incursori del primo Reggimento San Marco delle Forze Aeree del Comando Sommergibili. E rivolgo un commosso pensiero alla memoria dei caduti di tutti i tempi, di quanti hanno sacrificato la vita in mare e superiore adempimento del dovere in nome dei più elevati valori di amor patrio e delle più nobili virtù militari. Saluto il gonfalone della provincia della Spezia, decorato di medaglia d'oro al valor militare, il gonfalone della città della Spezia, decorato di medaglia d'argento al valor militare e di medaglia d'oro al merito civile, il gonfalone della regione Liguria. Signor Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, nel porgere il saluto della Marina mi permetta di esprimere tutto il senso di gratitudine delle donne e degli uomini, dipendenti, militari e civili di ogni ordine, grado e incarico, per la sua partecipazione alla celebrazione della nostra giornata. Il saluto rivoltole dagli equipaggi schierati su unità navali rappresenta il caloroso abbraccio di tutta la Marina. Comandante di a riposo. Schieramento riposo! Reparto d'onore riposo! Saluto i ministri emeriti della Difesa, Presidente Roberto Pinotti e l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, il Presidente del Consiglio regionale della Liguria, dottor Gianmarco Medusei, il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, l'onorevole Edoardo Rixi, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, onorevole Matteo Perrigo di Cremnago, e gli onorevoli rappresentanti del Parlamento, in particolare il Segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, onorevole Cristiano Donzelli, e i membri delle Commissioni Esteri, Difesa del Senato e Difesa della Camera, senatore Stefania Pucciarelli, onorevole Monica Ciarubbo e onorevole Eugenio Zoffili. Saluto il Capo Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavodragone, che ringrazio per la sua guida, per la sua autorevole presenza e porgo l'affettuoso abbraccio della Marina all'Ordinario Militare, il nostro Vescovo, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Marcianò, così vicino e partecipe alle esigenze delle donne e degli uomini di tutte le Forze Armate. Saluto il Vescovo di La Spezia, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Ernesto Palletti e saluto fraternamente i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate sorelle, il generale Pietro Serino, il generale Luca Goretti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Toluzzi, grato per la loro presenza e per la loro aperta, amichevole e leale collaborazione sempre offerta. Un affettuoso saluto ai capi di Stato Maggiore della Marina Emeriti, l'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, l'ammiraglio Marcello Redonno, l'ammiraglio Girardelli, sempre vicini e partecipi delle vicende della Forza Armata. Saluto il prefetto di La Spezia, la dottoressa Maria Luisa Inversini e l'ispettrice nazionale del Corpo degli Infermieri Volontari della Croce Rossa, sorella Emilia Bruna Scarcella. Let me welcome and thank my fellows Chief of the Navies and the other delegations of our allied friends and partner navies that accepted my personal invitation to join us in this special day for the Navy. Saluto i medaglieri della Marina Militare e il Labaro del Nastro Azzurro, rappresentanti delle associazioni d'arma, il gruppo decorati dell'Ordine Militare d'Italia, la Lega Navale presente col suo presidente, l'ammiraglio Donato Marzano, l'Associazione Nazionale Marina d'Italia presente col suo presidente, l'ammiraglio Pierluigi Rosati, a cui rinnovo il mio fervido apprezzamento e ringraziamento per come alimentano con generosità il comune senso di appartenenza tra marinai in servizio e quelli in congedo, mantenendo salde le tradizioni della grande famiglia marinara. Rivolgo il mio caloroso saluto all'Istituto Andrea Doria, l'ammiraglio Giovanni Gumiero, il suo presidente, la cui meritoria opera di supporto a favore degli orfani e delle famiglie in difficoltà ci consente di non lasciare mai nessuno indietro. Saluto le rappresentanze militari, le organizzazioni sindacali civili e militari, tutte le autorità civili, religiose, militari e accademiche, della magistratura ordinaria e militare, i rappresentanti dell'industria e della difesa, di quanti ci seguono in streaming, video e ringrazio tutti voi, gentili ospiti, che ci date salda prova con la vostra partecipazione e il vostro affetto verso la Marina. Infine, ultimo ma non meno importante, un affettuoso e riconoscente saluto al sindaco di La Spezia, dottor Luigi Peracchini, e tramite lui a tutta la cittadinanza di La Spezia che ha voluto ospitare in questo splendido scenario la nostra celebrazione, a testimonianza della sinergia del rapporto indissolubile tra la città di La Spezia e i suoi marinai. Nell'anno che segna il 162° anniversario dalla nascita della Forza Armata,
Celebriamo la giornata della Marina Militare, la tradizionale ricorrenza della gloriosa azione di Premuda del 10 giugno 1918, quando i MAS 15 e 21, partiti da Ancona al comando del capitano di corvetta Luigi Rizzo e del guardiamarina Giuseppe Aonzo, sorpresero la squadra di battaglia austriaca affondando la corazzata Santo Stefano, cambiando le sorti della Prima Guerra Mondiale. L'azione di Premuda non fu un fatto eroico isolato, ma fu frutto di una strategia lungimirante e innovativa, grazie alla determinazione e alla visione del grande ammiraglio Thaon de Revelle, convinto propugnatore dei MAS e della Forza Aerea della Marina Militare. Fu anche il risultato di un meticoloso addestramento, di reiterate prove e sperimentazioni, pattugliamento e interdizione aeronavale attuate da parte dell'allora Regia Marina con torpediniere, MAS, aerosurveloranti, idrovolanti, palloni aerostatici, treni e pontoni armati, fanti del San Marco, con l'importante contributo della parte logistica degli arsenali, degli stabilimenti di lavoro, dei porti e della formazione. Gli uomini di punta, gli eroi, che hanno potuto operare con successo, lo hanno fatto perché avevano alle spalle l'intera Marina, un grande equipaggio di marinai, militari e civili, con personale di ogni grado, ruolo, corpo e specialità, tecnici, operai, tutti protesi a conseguire e realizzare un bene comune superiore. Questa era la Marina di ieri e questa è ancora la Marina di oggi, un grande equipaggio. Quest'anno ricorre l'80° anniversario del tragico affondamento della corazzata Roma, ove perirono 1.393 uomini, tra cui la medaglia d'oro al valor militare ammiraglio Bergamini e il suo stato maggiore. Oggi, al marinai in congedo, Gustavo Bellazzini, che saluto con grande affetto. Ultimo superstite della Roma, verrà conferita la decorazione d'onore interforze della difesa. Quest'anno abbiamo celebrato anche importanti traguardi e ricorrenze, come il 150° anniversario dell'Istituto Geografico della Marina, mentre onoriamo i 110 anni dell'aviazione navale e i 90 anni dei palombari. Commemoriamo le radici storiche su cui si basa la tradizionale essenza multidisciplinare della Forza Armata, che è per definizione e profonda vocazione interforze, interagenzie multidimensionale, perché opera in mare, dal mare, sotto la superficie del mare, sui cieli e in terra e oggi anche in nuovi domini, a fianco con le altre Forze Armate, con le altre Marine, grazie a un armonico complesso di pregiate capacità umane, spiccata professionalità e altissima tecnologia dei suoi mezzi. L'Italia, media potenza regionale a forte connotazione marittima, dipende fortemente dal mare. Gli interessi nazionali sul mare hanno una proiezione globale e sono riflesso della profondità e capillarità della propensione culturale, scientifica, economica e imprenditoriale del Paese. Le attività operative, la presenza e la sorveglianza delle nostre unità rispondono alla rinunciabile funzione abilitante delle marine militari nel fornire protezione e nel salvaguardare tutte le attività marittime e gli interessi primari della nazione. In tal senso la Forza Armata è un elemento integrante del cluster marittimo nazionale, di cui rappresenta una costola fondamentale, poiché pone in essere le condizioni indispensabili per consentire a ciascun rappresentante del cluster di operare in sicurezza sul mare e dal mare. In questo momento, mentre vi parlo, sono ben 11 le navi della Marina che stanno operando al di fuori del Mediterraneo, dalle coste statunitensi dell'Oceano Atlantico alle acque del Golfo di Guinea, dalle coste somale dell'Oceano Indiano all'Indo-Pacifico e ancora in Mar Rosso, in Golfo Persico, fino a giungere al circolo polare artico. A breve a queste 11 unità si unirà la Vespucci, che partirà per il giro del mondo, dove toccherà 29 paesi in 5 continenti e 32 porti. Sarà il sistema paese in movimento, con il coinvolgimento di diversi dicasteri, centri di studio, ricerca, università, in una campagna all'insegna e tutela della sostenibilità sotto la regia del Ministro della Difesa. Il Vespucci, già ambasciatore dell'UNICEF, navigherà attraverso i mari del mondo con l'insegna dell'UNESCO, e ha di recente ricevuto il 2 giugno ultimo scorso la bandiera dell'Organizzazione Internazionale di Sicurezza Marittima, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa appunto di sicurezza marittima, e darà forza e visibilità ai comuni valori etici, culturali e morali, facendo tesoro dell'esperienza di una campagna di respiro mondiale sulla tutela dell'ambiente marino. Non è tutto. Nel suo complesso, l'attività della squadra navale, la nostra flotta, registra quotidianamente una media di 25 unità e sommergibili, oltre a 12 aeromobili impegnati in attività addestrativa operativa, con un impiego giornaliero di circa 3.500 tra donne e uomini. Uno sforzo molto importante per la Marina, che non ha precedenti, neanche guardando i tempi della Guerra Fredda. Questo è dovuto alla maggiore richiesta di sicurezza sui mari, a causa anche del delicato e complesso contesto geopolitico che stiamo vivendo e che ha segnato la preoccupante presenza di navi sommergibili della Federazione Russa nei nostri bacini di interesse, che pur non rappresentando una diretta minaccia al territorio nazionale, vanno sorvegliate e controllate, come è necessario fare in questi giorni con l'ingresso in Mediterraneo di un gruppo navale cinese composto da 3 navi modernissime. Allo stesso tempo occorre presidiare le aree sensibili del Mediterraneo allargato e anche oltre,
per evitare che le minacce alla sicurezza si riverbino sui nostri mari e sulle nostre coste. Quella di oggi è una marina di primissimo livello, autorevole testimone della nostra marittimità e perfettamente rappresentativa del rango dell'Italia, attiva protagonista nelle organizzazioni internazionali e delle alleanze. Nave Vulcano è l'emblema di questa marina, fatta di eccellenze e pregiata tecnologia, e oggi, con la consegna alla bandiera di combattimento, ne consacreremo definitivamente il destino al servizio della patria. Ringrazio l'ANMI, in particolare i gruppi di La Spezia, Lerici e Strazzana, che, come la tradizione, doneranno alla nave la bandiera e il cofano che la custodirà, e il nostro Vescovo che a breve procederà alla sua benedizione. Comandante Mancini, a lei, al suo equipaggio e a tutte le donne e gli uomini che negli anni si avvicenderanno a bordo di questa unità, auspicio che portiate con onore, professionalità, umanità e rettitudine la bandiera e il nome di questa nave per tutti i mari e gli oceani del mondo. A voi tutti il marinaresco auguro di tutta la Forza Armata affinché i venti e le onde vi siano favorevoli verso le mete e gli obiettivi che la Marina e il Paese affideranno. Signor Ministro, so di parlare a nome di tutte le donne e gli uomini, ufficiali, sottufficiali, graduati, marinai, personale civile della Forza Armata, quando dico che il Paese potrà sempre contare sulle migliori energie, sull'incondizionato impegno e sullo spirito di servizio dei nostri marinai, nel solco della valorosa tradizione della Marina Militare per il bene della patria. Lo voglio fare attingendo, e nel chiudere, testualmente le parole dell'ammiraglio Thaon de Revelle, il grande ammiraglio, fautore della vittoria della Grande Guerra sul mare, nell'atto, nel momento in cui ha lasciato la carica di ministro nel 1925. L'ammiraglio disse: «Rivolgo il mio affettuoso saluto a tutti coloro che con opera di intelligenza e di amore hanno concorso a far sì che la Marina abbia sempre, in ogni circostanza, bene risposto all'alto compito affidatole dalla Nazione. Sono sicuro che nessuno verrà mai meno in tale assiduo lavoro e che tutti continueranno ad anteporre al proprio vantaggio il bene della Marina, alla quale auguro di avere ogni ora la potenza indispensabile per assicurare la vittoria e la vita d'Italia. Viva la Marina, viva le Forze Armate, viva l'Italia». Prende la parola il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Schieramento attenti! Reparto d'onore attenti! Riposo. Schieramento riposo! Reparto d'onore riposo! Cercherò di essere più breve possibile per evitare che vi liquefacciate al sole. Saluto i reparti schierati e rivolgo un deferente omaggio al tricolore, simbolo della Repubblica, che ci ricorda le eroiche gesta di coloro che hanno donato la propria vita per la patria. È qui rappresentato la bandiera di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali, pluridecorata per il meritorio agire dei nostri marinai. Onoro le bandiere di combattimento del Comando Subacquei Incursori, del Comando delle Forze Aeree, del Comando Sommergibile e del Primo Reggimento San Marco, nonché la bandiera di combattimento che a breve verrà consegnata a Nave Vulcano. Un pensiero commosso a tutti i caduti, a coloro che per mare, negli abissi, in terra e nei cieli hanno subito gravi lesioni durante l'adempimento del proprio dovere, e rinnovo la vicinanza e l'affetto delle Forze Armate e ai loro familiari. Signor Ministro della Difesa, grazie per la sua presenza e per la costante vicinanza a tutti i militari e civili che prestano il loro servizio in patria e all'estero. Saluto ed onoro il gonfalone della provincia di La Spezia, decorato di medaglia d'oro a valor militare, il gonfalone della città di La Spezia, decorato di medaglia d'argento a valor militare. A tutte le autorità, ai gentili ospiti, il mio caloroso saluto, riprendendo quanto già ha formulato il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, e qui sono due pagine in meno, al quale rivolgo il mio ringraziamento per l'invito rivoltomi. La Marina Militare è legata da un rapporto profondo alla provincia e alla città di La Spezia, care a tutti noi per storia e tradizioni marinare. Rivolgo in questo senso sincera riconoscenza al Presidente della Provincia e Sindaco della città di La Spezia, Dottor Pierluigi Peracchini, e attraverso lui all'intera cittadinanza, per l'ospitalità riservata alle Forze Armate e alla Marina nella splendida cornice di questo lungomare. Fra la gente, per mostrare come la Marina sia al servizio della collettività e da questa tragga forza, slancio e ragione di esistere. Guardo questa giornata della Marina non soltanto per evocare i 105 anni dell'impresa di Premuda, ma anche per ricordare il contributo delle Forze Armate e della Marina alla grande guerra e alla vittoria dell'Italia. È una storia indelebile di coraggio, preparazione, determinazione e professionalità che nel 1918 consentirono al comandante Rizzo e al suo equipaggio in pieno successo nella memorabile impresa navale.
È una storia del genio italico, i motoscafi armati siluranti, del tutto innovativi per l'epoca, piccoli, veloci, ben armati, in grado di essere letali se impiegati con coraggio e con abilità. È una storia di leadership straordinaria. L'Italia che ha sempre avuto la forza di rialzarsi nei momenti più difficili e di trovare leader, eroi capaci di mobilitare con il proprio esempio le forze profonde della società italiana. È una storia senza tempo, che potrà essere raccontata anche fra 100 anni e susciterà sempre e invariabilmente profondi sentimenti di orgoglio, di fierezza e di ammirazione, gli stessi che noi oggi proviamo vestendo questa divisa, per azioni che vanno raccontate per ispirare le generazioni di oggi a quelle a venire. Oggi celebriamo un insieme di virtù e valori che la Marina Militare custodisce e condivide con le altre forze armate, in un legame indissolubile fatto di storie e tradizioni che sono a disposizione del Paese. Di fronte alle nuove sfide alla sicurezza nazionale e internazionale, la Marina Militare si pone come una risorsa per la difesa e per il Paese, garantendo il libero uso del mare e la difesa degli interessi strategici di una nazione come l'Italia, come già detto, che per storia e per vocazione è adesso indissolubilmente legata. Significativo è l'incremento dell'impegno operativo della Forza Armata, che vede oggi operare, come ha detto l'ammiraglio Credendino, fuori dal naturale e sempre presidiato bacino del Mediterraneo, ben 11 unità navali, evidente segnale di una Marina in grado di sostenere una crescente proiezione internazionale della difesa lungo un'asse geografica senza precedenti, come detto, dal Baltico appunto al Mediterraneo, dal Golfo Arabico al Golfo di Aden al Golfo di Guinea. L'apertura di nuove vie di comunicazione, per esempio il passaggio a nord-ovest, estremamente remunerative e alternative a quelle attuali, parlo del Mediterraneo in primis, oltre allo sfruttamento del sottosuolo potenzialmente ricco di terre rare e di risorse energetiche, saranno altrettanti settori di impiego per la Marina Militare. In tale scenario, già di per sé considerevole, si aggiungono a pieno titolo le campagne che la Marina ha voluto sostenere in un'ottica di Sistema Italia e che sono state già citate dal Capo di Stato Maggiore della Marina, e quindi parlo del nuovo pattugliatore polivalente di altura, nave Morosini, e di nave Vespucci. Alla peculiarità di questi due importanti progetti che vedono nave Morosini e nave Vespucci concretizzare all'unisono la cosiddetta naval diplomacy del Paese, si somma l'ampiezza degli obiettivi strategici che, in stretta sinergia con la Farnesina e con le missioni diplomatiche italiane dei luoghi oggetto di visita, riguardano la promozione nel mondo del modello Italia e nel suo complesso. La guerra in Ucraina ha visto l'Italia schierarsi con decisione e tempestività insieme agli alleati della NATO e ai Paesi membri dell'Unione Europea a fianco del popolo ucraino. Chiamiamola col suo vero nome. Si tratta di una vera e propria invasione, un vile attacco a uno Stato sovrano che deve essere contrastato con la più assoluta determinazione. E la guerra in Ucraina e i relativi effetti di cui siamo testimoni anche sul fianco sud dell'Alleanza hanno accentuato dunque le correlate responsabilità della Marina, che si estendono ora più che in passato anche ai fondali, percorsi da reti e infrastrutture strategiche, potenzialmente ricchi di risorse naturali e per questo spesso obiettivo della cosiddetta territorializzazione del mare. La Marina Militare è uno strumento irrinunciabile per la protezione delle infrastrutture critiche nazionali che risiedono nella dimensione marittima e tra esse particolare importanza assumono quelle relative alla porzione sommersa, al dominio subacqueo. La conoscenza e il conseguente sfruttamento di un immenso spazio tridimensionale, uniti all'imperante evoluzione tecnologica, ci devono dunque spingere con determinazione verso la consapevolezza che la dimensione subacquea è diventata un vero e proprio ambiente operativo, a sé stante, meritevole della nostra massima attenzione, in chiave interforze al pari dei domini spazio e cyber. Proprio in tale ottica si colloca l'avvio del piano di rinnovamento della componente subacquea, voluta con lungimirante decisione da parte del signor Ministro della Difesa, del Governo e del Parlamento, al fine di mettere a disposizione della Marina un'adeguata capacità operativa. La Marina è componente essenziale del processo di trasformazione multidominio dello strumento militare, che trova compiuta espressione nelle linee programmatiche del Ministro della Difesa, riferimento e strumento principale dell'evoluzione di tutte le componenti. La trasformazione multidominio è quindi un processo irreversibile, non solo per poter garantire una risposta efficace nei confronti delle sfide alla sicurezza, ma anche per rimanere al passo con gli altri principali competitor,
pervenendo alla concreta attuazione di un modello di difesa a 360 gradi, sempre più credibile e autorevole sul piano internazionale e efficace nel sostenere le istituzioni e i nostri cittadini. La prospettiva interforze deve, dunque, essere intesa quale patrimonio culturale intimamente condiviso, riferimento ineludibile per tutte le articolazioni e i settori della difesa, dalla formazione all'addestramento, dalla dottrina alle operazioni. Quindi, a tutti gli equipaggi delle unità impegnate nelle varie attività e operazioni della difesa, va il mio saluto e la mia più profonda gratitudine per il grandissimo contributo offerto alla sicurezza del nostro Paese, a prezzo di grandi sacrifici personali e familiari. Rivolgo il mio ringraziamento anche a quelle stesse donne e uomini della Marina che svolgono il proprio encomiabile lavoro sul territorio nazionale, spesso in diretto supporto della cittadinanza, come dimostrato nel corso della pandemia e più recentemente nelle operazioni di soccorso in Emilia-Romagna, al fianco degli italiani. Signor Ministro, non mancheranno altre circostanze per riscontrare il valore delle nostre forze armate e tra esse la Marina Militare, una componente viva e dinamica, proiettata al futuro, con uno straordinario capitale umano, composto di militari e civili, che continueranno, secondo le migliori tradizioni della gente di mare, a dare il proprio incondizionato supporto al Paese. L'Italia, la nostra patria, la Marina, ne sono certo, può e potrà fare affidamento sempre. Viva l'Italia, viva la Marina Militare, viva le Forze Armate. Prende la parola il Ministro della Difesa. Schieramento, attenti! Reparto d'onore, attenti! Comandante, di riposo. Schieramento, riposo! Reparto d'onore, riposo! Autorità civili, militari e religiose, rivolgo a tutti voi il mio caloroso saluto e vi ringrazio per aver voluto partecipare a questa cerimonia ed esservi uniti all'abbraccio ideale che oggi la nostra Marina Militare riceve da tutti gli italiani. Saluto l'onorevole Giovanni Donzelli, che rappresenta il Presidente della Camera, il sottosegretario Perego di Cremnago, il viceministro delle infrastrutture Rixi, gli onorevoli rappresentanti del Parlamento e del Governo, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Cavo Dagone, il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Credendino, Sua Eccellenza Monsignor Marcianò e Sua Eccellenza Monsignor Luigi Palletti, i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, il Presidente del Consiglio regionale, dottor Medusei, il Prefetto di La Spezia, la dottoressa Inversini, oggi l'ho detto giusto il cognome, a differenza dell'inaugurazione dell'altro giorno, al Sindaco dottor Peracchini. Saluto il gonfalone della provincia di La Spezia, decorata con medaglia d'oro al valor militare, e quella della città di La Spezia, decorata con medaglia d'argento al valor militare. Tutte le associazioni presenti che tramandano i valori e i principi su cui si fonda la grande famiglia della Marina. Anch'io, come l'ammiraglio Cavo Dragone, poi mi riferisco ai saluti fatti dall'ammiraglio Credendino, che ha incluso tutti. E anch'io salto due pagine di intervento e di saluti. Ma saluto soprattutto voi, uomini e donne della Marina, militari e civili, quelli che sono qua e quelli che stanno... Sono, come ricordava prima, il vostro capo di Stato Maggiore in giro per il mondo. Rendo omaggio alla bandiera di guerra della Marina Militare, delle Forze Navali, e tutte le gloriose bandiere che sono qui schierate oggi, e il pensiero va attraverso questo ricordo a tutti i marinai caduti in ogni mare e in ogni tempo. Vedete, prima l'ammiraglio Cavo Dragone ha parlato di eroi, e molte delle navi che abbiamo parlano degli eroi, di quelli che hanno costruito la Marina. Pensiamo al Taon di Ravel, pensiamo a Bergamini, pensiamo a Garibaldi stesso. Io oggi vorrei parlare di un altro modo di essere eroi, perché c'è un eroismo meno nobile, meno considerato e più difficile. È l'eroismo di chi fa ogni giorno il proprio dovere. E lo fa in modo sconosciuto. Si alza la mattina e, indipendentemente dai problemi familiari, personali, che ognuno di noi ha, indipendentemente dalla divisa o dalla giacca che porta o dal ruolo che scopre, va e svolge con serietà e con onore il proprio compito. E non si rende conto che il compito che svolge è un pezzo di un compito molto più grande che offre qualcosa. Offre qualcosa ad altri, che non è una cosa che uno fa per se stesso.
Molto spesso quello che noi facciamo come Forze Armate, quello che voi fate come Marina, non è compreso. Perché da casa nessuno si rende conto di vivere in libertà, di vivere in democrazia, di vivere in pace. Perché è un po' come l'aria, ci si abitua e uno si accorge che non c'è solo quando manca. Ma quando è abituato a viverci lo dà per scontato. E nessuno pensa che c'è qualcuno che ogni giorno lavora perché questo accada, perché questo non cambi, perché questo non muti. Lo fa in modo silenzioso, lo fa senza onori delle cronache, lo fa obbligatoriamente senza che nessuno sappia quello che fa ogni giorno. Ed è quello che fate voi ogni giorno, voi e i vostri colleghi delle altre forze armate, ma oggi è la vostra festa. Allora io vorrei cercare di spiegare alle persone che non sanno quello che fate, come funziona la Marina vista da fuori, vista da un non marinaio. Perché le linee di comunicazione, perché il gas, perché i commerci, dipendono dalla sicurezza che le forze armate, la nostra forza armata, riesce ad assicurare in quelle parti del mondo che sono per noi vitali. Per noi è vitale che arrivi internet e passi sui fondali marini. Passa e arriva tutti i giorni perché c'è qualcuno che controlla che tutti i giorni non ci siano sabotaggi. Perché quelle linee rimangano difese. Ci arriva il gas non più dalla Russia, ma da altri paesi perché passa sui fondali marini. E qualcuno veglia che quel gas che passa sui fondali marini continui a passare. Ci sono traffici che arrivano e incrementano porti come quelli di La Spezia, quelli che vediamo al di là di questo edificio, con container, perché qualcuno garantisce che ci sia la sicurezza marina. E nel Mar Mediterraneo passano il 20% dei commerci del mondo, destinati ad aumentare. Passano per qualcuno, ne garantisce la sicurezza. E sono le stesse persone che garantiscono la sicurezza e la vita, quando le incontrano, dei profughi che i delinquenti imbarcano su barche che possono affondare in mezzo al Mediterraneo. Sì, la stessa mano pronta a difendersi è la stessa mano pronta a difendere noi, i nostri interessi, è la stessa mano che non si nega quando deve salvare qualcuno, certo. Questa è la Marina. Ma la Marina non è un'entità astratta. La Marina è comandata da un capo di Stato Maggiore, ma sotto ha decine di migliaia di uomini, di donne, di militari, di civili, che lavorano ogni giorno e fanno della Marina quella che vediamo. Quella nave che vediamo ormeggiata oggi è qua, domani può essere a migliaia di chilometri di distanza, per mesi e mesi, lontano da casa, dalle famiglie. E quando si è lontani da casa per mesi su una nave come quella, si sa che la tua sopravvivenza, il tuo benessere dipende dal lavoro non di una persona, non del comandante, ma di tutti quelli che sono a bordo. Da quello che deve controllare che non manchi l'olio, quello che deve controllare che le viti siano evitate, quello che controlla i sistemi elettronici, a quello che decide che rotta avere, a quello che controlla il tempo. Tutti, un'unica organizzazione che deve funzionare, perché nessuno può permettersi di non essere efficiente quando si è a migliaia di chilometri di distanza. E vedete, oggi noi finiremo questa manifestazione ed andremo a casa, tranquilli. Continueremo a respirare la libertà, la democrazia. E mentre noi andremo a casa ci saranno persone che invece continueranno a fare, che oggi festeggiano in quest'ora, no? Tutti attenti a loro, tutti a ringraziarli, e loro dopo quest'ora di festeggiamento torneranno al loro lavoro. 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, pronti a partire in qualunque momento, come è successo all'equipaggio della nave che abbiamo mandato in Polonia nel giro di un mese. Il Duilio, quando i polacchi ci hanno chiesto aiuto per difendere una loro infrastruttura strategica, che non riuscivano a difenderla. L'Italia ha risposto alle paure del governo polacco. L'Italia non ha risposto, la signora Italia, alle paure di un signore. L'Italia ha risposto mandando una nave, centinaia di persone che in nome e per conto nostro sono andati in Polonia per difendere un'infrastruttura indispensabile per la Polonia, e guadagnandosi la riconoscenza di una nazione. Non l'hanno guadagnata per se stessi. Nessuno di quelle centinaia di persone si porterà a casa qualcosa
forse qualche stretta di mano quando in qualche bar, quando scende la nave, ma nessuno di loro porterà niente per se stesso. Sarà l'Italia a ricevere dal loro lavoro e dal loro impegno una considerazione diversa, un peso diverso, un'importanza diversa, che poi potrà usare per altre cose, di cui beneficeranno tutti i cittadini. Ecco, io faccio riflessioni che non sono quelle che forse dovrei fare, perché il mio discorso prevedeva tutt'altre cose. Ma io voglio spiegare ad ognuno di noi cos'è una forza armata, cos'è la Marina, cos'è l'Esercito, cosa sono i Carabinieri, cos'è la Guardia di Finanza, ma cosa sono i servitori che nell'ambito civile o militare servono il Paese e lo fanno con serietà, con dignità, con rispetto. Perché soltanto da questa consapevolezza gli altri che fanno altri lavori possono trarre la forza per farle al meglio. Perché se la sfida che noi lanciamo è quella di essere migliori e non peggiori, di non essere bravi perché siamo meno peggio del nostro vicino, ma di essere bravi perché cerchiamo di fare una gara in più per essere migliori e migliorarci ogni giorno. E se prendiamo esempio da quelli che lo fanno in silenzio, ripeto, a migliaia di chilometri di distanza, chiusi magari per 6 mesi in una nave, o a qualche centinaio di chilometri di distanza, per citare un'altra forza armata, chiusi nella caserma di San Luca, come i Carabinieri che non possono uscire per gli anni che stanno lì, o come quelli dell'Esercito in Iraq, o quelli dell'Aeronautica, che in questo momento sono sul fronte est, o come fanno altri servitori dello Stato. Ecco, questo è il motivo per cui oggi festeggiamo, almeno perché io festeggio. Dire alle migliaia di uomini e donne che fanno questo lavoro in modo sconosciuto, grazie. Non da parte del Ministro della Difesa pro tempore, da parte dello Stato, da parte della Repubblica Italiana, come ha detto prima il Presidente della Repubblica, che deve imparare almeno una volta l'anno a ringraziare quelli che la servono con onore, con giustizia, con serietà. Grazie a tutti voi, marinai, sottufficiali, civili, ufficiali. Grazie a voi, alla Marina, grazie alle Forze Armate. Viva l'Italia. Ha ora luogo la cerimonia di consegna delle onorificenze alle bandiere da parte del Ministro della Difesa. Medaglia d'oro al merito di Marina al Centro Ospedaliero Militare di Taranto e medaglia d'argento al merito civile al Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi della Marina Militare. Schieramento attenti! Reparto d'onore attenti! Reparto d'onore presentato. San Marco! Onori alla bandiera di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali e alla bandiera di guerra del raggruppamento subacquei ed incursori. Reparto d'onore, fian! Schieramento, riposo! Reparto d'onore, riposo! Medaglia d'oro al merito di Marina al Centro Ospedaliero Militare di Taranto. Schieramento, attenti! Reparto d'onore, attenti!
La decorazione è conferita con la seguente motivazione: Centro ospedaliero militare erede di nobili virtù militari che nel corso dell'emergenza pandemica da Covid-19, la cui diffusione provocava numerose vittime su tutto il territorio nazionale, ha dato prova, sin dall'inizio della crisi, di operosità, indiscusso valore e ferma determinazione, intervenendo tempestivamente e ripetutamente in soccorso della collettività, contribuendo in modo significativo a ridurre le sofferenze e le perdite tra la popolazione, attraverso la condivisione di risorse umane e materiali nel più ampio contesto interforze e interistituzionale. Durante l'emergenza, il centro, pur continuando a garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, ha implementato un reparto degenza per pazienti Covid, una stazione vaccinale e un laboratorio che hanno assicurato il trattamento di numerosi civili, l'esecuzione di più di 12.000 dosi vaccinali e più di 27.000 tamponi. L'operato del personale impiegato in questo contesto è stato un fulgido esempio di eccellenza, distinguendosi anche nelle situazioni più critiche per efficienza e straordinaria efficacia, altissimo spirito di abnegazione, radicato senso civico e generosa solidarietà ed improntandosi a grandi valori come la professionalità, serietà, dedizione, passione e proattività, elementi che hanno ancora una volta testimoniato come le capacità militari della Marina Militare possano essere utilmente destinate al supporto del Paese, anche in un impegno non esclusivamente militare. Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto, con il suo operato, ha contribuito in maniera significativa a dare lustro e decoro alla Forza Armata e alla Difesa. Taranto, 19 marzo 2020, 31 ottobre 2022. Reparto d'onore presentato. San Marco! Fian! Medaglia d'argento al merito civile al servizio difesa antimezzi insidiosi della Marina Militare. La decorazione è conferita con la seguente motivazione. Durante l'operazione di bonifica, pianificata negli anni dal 2009 al 2016 per liberare il fondale marina da oltre 60.000 ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, gli artificieri del nucleo SDAI della Marina Militare, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Molfetta, operando in situazioni di pericolo, provvedevano al recupero, alla messa in sicurezza, al trasporto e al brillamento in cave idonee dei residuati bellici. Rilevante opera di tutela dei cittadini e dell'ambiente ed esempio di perizia, virtù civiche e senso del dovere. 2009-2016, Molfetta, Bari. Reparto d'onore, presentato! Fian! La bandiera di guerra della Marina Militare delle Forze Navali e la bandiera di guerra del raggruppamento subacquei e incursori rientrano nello schieramento. Reparto d'onore, presentato! Onori alla bandiera di guerra della Marina Militare delle Forze Navali e alla bandiera di guerra del raggruppamento subacquei ed incursori. Thank you.
quarta d'onore, fian! Schieramento, riposo! Reparto d'onore, riposo! Il ministro della difesa consegna ora le medaglie al merito di Marina al personale. Schieramento, attenti! Reparto d'onore, attenti! Medaglia di bronzo al merito di Marina al capitano di corvetta Salvatore Dauria. La decorazione è conferita con la seguente motivazione. Vice comandante del Joint Special Operation Task Group, Rapido, impiegato nell'ambito dell'operazione volta all'evacuazione di connazionali e personale afghano, agiva efficacemente in supporto al proprio comandante e alle forze schierate a Kabul. In particolare, nonostante la straordinaria difficoltà e incertezza operativa in cui agiva, coordinava sapientemente il proprio staff, garantendo il necessario supporto in aderenza alle forze impiegate, al fine di evacuare il maggior numero di persone in eccezionale emergenza umanitaria. Fulgido esempio di ufficiale dalle preclare virtù militari, dotato di non comuni doti caratteriali, vanto delle forze speciali e della forza armata di appartenenza. Ali al Salem, Kuwait, 27 agosto 2021. Reparto d'onore, presentat! Fian! Medaglia di bronzo al merito di Marina al tenente di vascello Angelo Carbone. La decorazione è conferita con la seguente motivazione. Comandante di Special Operation Task Unit, impiegato nell'ambito dell'operazione volta all'evacuazione di connazionali e personale afghano, con sagace e decisa azione di comando, guidava i propri uomini durante le operazioni di recupero di personale da Kabul. In particolare, in un ambiente ad alto rischio di attentati, caratterizzato da elevato dinamismo, gestiva efficacemente le risorse assegnate, al fine di garantire le operazioni di evacuazione ed assicurare la sicurezza del personale che operava a ridosso degli ingressi dell'aeroporto internazionale di Kabul. Brillante ufficiale, in un contesto di grave crisi umanitaria, garantiva l'efficace recupero di un cospicuo numero di profughi afghani, salvaguardando l'incolumità di tutto il personale e con il suo agire conferiva grande lustro e onore alle forze speciali e alla Marina Militare Italiana. Kabul, Afghanistan, 27 agosto 2021. Reparto d'onore, presentat! Schieramento riposo. Reparto d'onore riposo. Il ministro della difesa consegna ora la decorazione d'onore interforze al comune di prima classe in congedo Gustavo Bellazzini. Schieramento attenti! Reparto d'onore attenti! La decorazione è conferita con la seguente motivazione. A seguito della firma dell'armistizio con l'Alleanza Anglo-Americana dell'8 settembre 1943, la flotta della Marina Italiana ricevette l'ordine di salpare dalla rada di Genova e La Spezia a comando dell'ammiraglio Bergamini per giungere in un porto alleato. Giunti nei pressi della Maddalena, la forza navale fu oggetto di ripetuti attacchi portati dai bombardieri tedeschi che infine riuscirono a determinare l'affondamento della corazzata Roma. Con un equipaggio che contava oltre 2.000 uomini, solo 622 militari
sopravvissero al tragico evento. A distanza di 80 anni da quel fatto d'arme, il marinaio Gustavo Bellazzini è l'ultimo superstite che, riportando fedelmente le immagini di quel drammatico evento, ha documentato nel tempo un personale impegno nel mantenimento della memoria storica del nostro passato e del ricordo dei marinai caduti nell'adempimento del proprio dovere. Splendida figura di militare che, con un sempre vivo senso di appartenenza, ha contribuito con la sua testimonianza a conferire prestigio alle istituzioni militari. Reparto d'onore, presentato! Reparto d'onore, schieramento, riposo. Reparto d'onore, riposo. Ha ora luogo la cerimonia di consegna della bandiera di combattimento a nave Vulcano. Schieramento, attenti. Reparto d'onore, attenti. I presidenti dei gruppi Amnei di La Spezia, Lerici e Sarzana, accompagnati dal presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, ammiraglio Pierluigi Rosati, e dal delegato regionale della Liguria di Levante, ammiraglio ispettore capo Marco Manfredini, consegnano al comandante di nave Vulcano il cofano portabandiera offerto dai gruppi Amnei di La Spezia, Lerici e Sarzana. Viene ora donata la bandiera di combattimento che nella secolare tradizione marinara consacra la nave, presidio di pace e sicurezza al servizio della Repubblica Italiana per la difesa della patria, la salvaguardia delle libere istituzioni e la protezione degli interessi nazionali nel mondo. A nome dei gruppi Almi di La Spezia, Lerici e Sarzana, consegno al comandante di nave Vulcano il cofano, che custodirà per sempre la bandiera di combattimento di questa nave, testimonianza tangibile dei più alti e nobili valori della storia e delle tradizioni della marineria italiana. A nome dei gruppi dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, di La Spezia, Lerici e Sarzana, consegno al comandante di nave Vulcano la bandiera di combattimento che, nella secolare tradizione marinara, consacra la nave, presidio di pace e sicurezza, al servizio della Repubblica Italiana per la difesa della patria, la salvaguardia delle libere istituzioni e la protezione degli interessi nazionali nel mondo. Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Marcianò,
procede alla benedizione della bandiera di combattimento. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo amore governi il cielo, la terra ed il mare e componi in sapiente armonia le bellezze dell'universo, ascolta la nostra preghiera. Tu che ci hai dato intelligenza e libertà, perché conoscendo le leggi della natura ce ne servissimo per il bene e la felicità di tutti, benedici questa bandiera, fedele testimone della generosa fatica e dell'eroico servizio alla patria. Fa che questa bandiera, segno visibile dell'Italia nostra, sia il segno concreto della tua protezione. Assisti e proteggi da ogni pericolo e da ogni avversità tutti coloro che vivono e lavorano sotto questa bandiera e fa che questo vessillo serva sempre nella tranquillità dei cuori ad avvicinare fra loro tutti i popoli, diventando prezioso strumento di una più sentita ed universale fratellanza. Per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Si dà lettura della preghiera del marinaio. Preghiera del marinaio. A te, o grande eterno e Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave, armata della patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta, o gran Dio, la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che la tempesta di flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Schieramento, riposo! Reparto d'onore, riposo! Viene firmato il verbale di consegna della bandiera di combattimento e del cofano portabandiera. Si accingono a firmare i presidenti dei gruppi Amnei di La Spezia, Lerici e Sarzana e il comandante dell'unità. Il comandante in capo della squadra navale ed il capo di Stato Maggiore della Marina Militare appongono la firma in qualità di testimoni. La bandiera di combattimento, accompagnata dal comandante, viene portata a bordo di nave Vulcano dall'alfiere, ufficiale di vascello più giovane, imbarcato sull'unità. Schieramento attenti! Reparto d'onore attenti!
La bandiera, simbolo della patria, è l'elemento che dà identità alla nave, tratto di suolo italiano, itinerante per le acque del mondo. L'impiego della bandiera di combattimento, che tra pochi istanti sarà alzata a riva di nave Vulcano, ha un'origine antica. Le navi delle repubbliche marinare di Genova e Venezia avevano infatti a bordo un vessillo destinato al solo tempo dello scontro navale, in quanto più vivido nei colori rispetto a quello naturalmente consunto dalle lunghe navigazioni. Secondo la tradizione, di origine risorgimentale, la bandiera di combattimento viene donata alle navi militari da comitati, cittadini, rappresentanze di città, province o regioni e associazioni combattentistiche. Questa sera, al tramonto, la bandiera di combattimento verrà ammainata e riposta nel suo cofano. Custodita presso l'alloggio del comandante, verrà spiegata solo nell'occorrenza della battaglia. Bene, rieccoci in studio per commentare insieme questo momento. Abbiamo assistito all'emozionante momento della consegna delle onorificenze, alla lettura del sottotenente di vascello Francesco Gaudino della preghiera del marinaio, e stiamo assistendo alla consegna di bandiera di combattimento a nave Vulcano. Bene, Andrea, a brevissimo ci sarà il giuramento del comandante, chiaramente a nome dell'equipaggio, ma non solo. Giuramento che sarà onorato da un altro momento spettacolare di questa cerimonia, un sorvolo da parte di aeromobili dell'aviazione navale. Comandante Minuto. Siamo in trepidante attesa. Assolutamente sì, concordo, sarà un momento molto emozionante. Si tratterà di una formazione complessa di velivoli F-35 Bravo e A-8 Plus dell'aviazione navale, il cui leader, il comandante Giambattista Molteni, è un pilota espertissimo con circa 6.000 ore di volo, che condurrà questa pattuglia sorvolando le acque del Golfo di La Spezia. Bene, ci interrompiamo per ascoltare insieme il giuramento. La bandiera di combattimento, ora benedetta, sta per salire al picco dell'unità affidataci dalla patria. Noi giuriamo tutti di custodirla con devozione e di difenderla in ogni circostanza fino all'estremo sacrificio nell'interesse supremo della patria. Lo giuro! La bandiera di combattimento è invergata e pronta a salire a riva. Equipaggio di nave Vulcano, dietro, front! Scopritevi! Via! Alza bandiera di combattimento! L'Italia, l'Italia se desta, di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria ne porrà la fiora, di Roma. Italia, Italia.
Aspetta! Rientra! Copritemi! Via! Dietro! Oh! Reparto d'onore! Dios! Entriamo in studio per prendere per lei, comandante, minuto, da dove l'avevo interrotta appunto per ascoltare in doveroso silenzio il giuramento di nave Vulcano. Sì, abbiamo assistito a una manovra spettacolare e davvero ricca di emozioni. Noi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare dal vivo il rumore dei jet della Marina Militare. La manovra che abbiamo visto è un inchino, una manovra veramente difficile, viene condotta da un velivolo AV8 Plus e sfrutta l'effetto suolo dei propulsori, quindi sul mare. Manovra condotta tutta in manuale, quindi veramente il frutto di tecnica ed addestramento. Ai comandi del velivolo il capitano di fregata Fabio Bugonet, pilota dell'aviazione navale con circa 3.000 ore di volo, che ci ha dato completa dimostrazione delle capacità di questo incredibile velivolo. Vediamo uscire la bandiera di guerra della Marina e osserviamo un momento di doveroso silenzio per ascoltare l'inno. Reparto d'onore, pian! Rieccoci in diretta, siete in diretta anche con noi dalla regia per assistere a questo momento conclusivo della cerimonia. Infatti il ministro della difesa Guido Crosetto si è
disposta a lasciare il luogo della cerimonia, però Andrea, la giornata della Marina non finisce di certo qui. Non finisce questa giornata e non finisce oggi la festa della Marina, perché continuerà fino all'11 di giugno e ci saranno diverse iniziative che vi consentiranno di conoscere la Marina più da vicino. Cominciamo da ciò che sta qui accanto a noi, al Molo Italia, il Villaggio Marina, dove tutte le componenti della Marina si presentano al pubblico e dove c'è la possibilità di fare qualche esperienza davvero interessante. Ci sono i simulatori di volo, ci sono i simulatori navali e c'è anche un simulatore di sommergibile, della plancia di comando di un sommergibile. E chi meglio di un ufficiale sommergibilista ci può raccontare che tipo di esperienza si fa? Sì, Andrea, il Villaggio Marina è veramente un'area dove, per grandi e piccini, insomma, dove è possibile fare tante esperienze interessanti. Quella del sommergibile è molto bella perché permetterà ai nostri ospiti, visitatori, di guardare dal periscopio, quindi c'è la riproduzione di un periscopio, e di guidare per alcuni momenti un sommergibile. Per chi fosse particolarmente appassionato potrà anche ricevere un brevetto da sommergibilista direttamente dai nostri operatori. Un'esperienza simile può essere fatta anche al simulatore di volo del velivolo alla rotante AB212, anche lì una bellissima esperienza. E anche lì sarà possibile ritirare il brevetto. Insomma, visto il pilota in un solo giorno. Ricordiamo che questo simulatore è accessibile anche a chi dovesse avere problemi di mobilità, quindi veramente aperto per tutti. Vogliamo guardare insieme questo momento in cui il ministro della difesa, il capo di stato maggiore della difesa e il capo di stato maggiore della Marina si apprestano a ricevere gli onori finali. E mentre il ministro lascia il luogo della cerimonia, ricordiamo quali sono le altre iniziative che vi permetteranno di conoscere la Marina più da vicino in questi giorni. E intanto un'informazione di servizio: per avere i dettagli di tutte queste iniziative, marina.difesa.it, il sito della Marina, dove troverete specificati gli orari e quant'altro. Una delle possibilità che avete, non così comuni da cogliere al volo, è quella di visitare alcune unità navali. Assolutamente sì, saranno disponibili 4 unità navali all'interno della sala della Spezia, sarà possibile anche visitare il museo navale, sarà l'accesso libero al museo navale, quindi veramente in questo fine settimana ci sarà la possibilità, con una passeggiata sul lungomare di La Spezia, di fare un'esperienza completa. Storia navale, simulatori, la realtà viva delle navi della Marina. Come ci piace dire, tradizione e innovazione. Si può conoscere la Marina, diciamo, dai suoi albori e lungo tutto il suo sviluppo visitando il Museo Tecnico Navale di La Spezia. Si può vivere l'esperienza in diretta dei simulatori, si possono visitare alcune delle unità più nuove e più tecnologicamente avanzate della Marina. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che tutte queste unità sono prodotte e progettate interamente in Italia, quindi sono un pezzo d'Italia che viaggia sul mare, non solo perché portano il tricolore, ma anche perché sono il frutto del lavoro degli italiani. Devo dire che stiamo assistendo ad un momento molto 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 bello, l'incontro del ministro della difesa Guido Crosetto con la popolazione, con i bambini, e questi sono quei momenti molto toccanti, emozionanti e anche di vicinanza. Dunque, noi prima di salutarci vogliamo ricordare anche un altro impegno della Marina Militare, il giro del mondo della nave scuola Amerigo Vespucci, che il 1 luglio salperà appunto per dare inizio a questo giro che vedrà impegnata la nave, la signora De Mari, nel giro del mondo. Andrea, a 92 anni, cosa possiamo dire di questa signora? 92 anni portati benissimo, e
a 20 anni dalla precedente esperienza che avvenne in occasione della Coppa America in Nuova Zelanda. La Vespucci ha un feeling particolare con la Coppa America, anche pochi giorni fa si è ripetuto a distanza di 20 anni un incontro emozionante con Luna Rossa. Non la Luna Rossa di 20 anni fa, ma la Luna Rossa di oggi. Estremamente più tecnologica, ma esattamente. Ma queste pillole vorremmo che anche questa volta fossero raccontate attraverso le immagini, e noi proprio su queste immagini vogliamo salutare tutte le persone, gli spettatori che ci hanno seguiti da casa attraverso il canale YouTube della Marina, dove poi chiaramente è possibile rivedere questa diretta per chi non fosse riuscito a collegarsi. Vi diamo appuntamento al prossimo anno. Io mi permetto di salutare i miei colleghi, Andrea Doneda, il tenente di vascello Andrea Doneda e il comandante Manuel Moreno Minuto, grazie. Diamo appuntamento al prossimo anno e lasciamo appunto sulle immagini dell'incontro tra Luna Rossa e la nave scuola Amerigo Vespucci. Buona giornata della Marina a tutti. Buona giornata della Marina. Thank you.